The Walking Dead e Breaking Bad sono collegate? Hai sentito bene, ci sarebbero vari indizi che sembrerebbero far combaciare le due serie. Per cominciare, entrambe le serie ad esempio appartengono ad AMC. Il secondo punto in comune tra le due serie invece sarebbe la Blue Sky, la famosa metanfetamina blu di Heisenberg. Infatti sembrerebbe che questa famosa droga sia presente in The Walking Dead, in particolare tra i farmaci di Merl. Un altro indizio sarebbe questa Dodge rossa. Quest'auto viene regalata in Breaking Bad da Walter White a suo figlio, ma nel tentativo di restituirla successivamente l'uomo discute con un certo Glenn. Ed indovinate chi guida la stessa auto in The Walking Dead? For 2 days. No, the law says they don't have to take it back at all. All right, here's the registration, the window sticker, the receipt. Oh, and make sure you talk to the general manager. His name is Glenn. Glenn. Esatto, proprio lui. Un altro riferimento possiamo trovarlo nella 12ª puntata della 4ª stagione di The Walking Dead. Questo episodio infatti ci fa pensare che Jesse Pinkman sia proprio lo spacciatore di Merl. Infatti Daryl, parlando con Beth, racconta dello spacciatore di suo fratello e verrebbe descritto come un piccolo, strano ragazzo bianco che spesso e volentieri diceva "I'm going to kill you, bitch". Ma la cosa che più di tutti ha messo in collegamento Breaking Bad e The Walking Dead è la scena della morte di Gustavo Fring. Questo infatti, dopo essere stato dilaniato da una bomba, viene mostrato mentre esce dalla stanza con l'intera parte destra del volto mancante. E se quindi si tratterebbe del primo zombie causato dalla droga di Walter White? E tu, cosa ne pensi di questa teoria? Sono soltanto dei simpatici easter egg o davvero le due serie sono collegate? Scrivi nei commenti se preferisci The Walking Dead o Breaking Bad e seguimi per altre curiosità o teorie sul cinema e sulle serie TV.